In molti avete risposto Polo Nord o entrambi i poli all'indovinello che Elon Musk pone ai candidati durante le fasi di colloquio. Quindi grandi, ma c'è un ma. Una piccola precisazione, perché tra Polo Nord e Polo Sud c'è una piccola differenza. Ti dico subito qual è. Se ti trovi esattamente al punto zero del Polo Nord, effettuando 100 miglia a sud, 100 miglia a ovest e 100 miglia a nord, ti ritrovi esattamente nello stesso punto di partenza. Quindi disegni una sorta di triangolo immaginario. Tuttavia la stessa cosa non può essere applicata se ti trovi al polo sud, perché in qualsiasi posizione tu ti sposti, se ti trovi al punto zero, ti muoveresti verso nord e non verso sud. Quindi in questo caso la risposta è leggermente diversa, ovvero in un punto vicino al punto zero del polo sud. Questo perché dovrei trovarmi in un punto dove mi permette di andare 100 miglia a sud e trovarmi in una zona che mi permette di circumnavigare il pianeta per una distanza totale di 100 miglia, per ritrovarmi esattamente allo stesso punto di partenza, quindi effettuare una circonferenza completa, e a quel punto ripercorrere 100 miglia a nord per ritrovarmi allo stesso punto di partenza. La stessa regola può essere applicata anche al polo nord, ovvero la stessa regola invece non può essere applicata al polo nord, dove abbiamo visto che vale la regola del triangolo. Ti torna? E se non ti torna, indovina un po'? Fatelo tornare, perché è così. Ah, dimenticavo, esiste un secondo indovinello di Elon Musk che pone candidati durante le fasi di colloquio. Quindi iscriviti al canale, perché il prossimo video sarà proprio su questo. Ciao!